Cavalieri, sacerdotesse, bentrovati, bentornati. Stasera abbiamo grandi novità. Per prima cosa, salutiamo uno sfondo nuovo dietro il nostro scorpione che è diventato fresh, muoviti fresh, e si è spostato velocissimo da un capo all'altro del mondo. Ecco che lui adesso sta attraversando i continenti per poi ritornare allo stesso punto. Noi ne vediamo uno, ma lui è uno e trino. Quindi, ciao scorpione. Ciao, vi mando anche i saluti di Kira di Scilla. Ci siamo presi un caffè questa mattina. Ah, addirittura Eh sì. un caffè con le bestie. Poi salutiamo la nostra dimagritissima, tra l'altro, stasera è magra magra, avrà fatto dieta, avrà fatto troppa attività, avrà visto troppi reality show su Real Time, chi lo sa, si sarà sdragata troppo dalle risate. Ho semplicemente imparato come mettere la telecamera, forse. Forse ho Ah, capito. ok. È più lontana. Comunque, salutiamo la nostra Iris. Ciao Iris. Ciao a tutti. Sì, è vero, si vede un po' più vetrina sullo sfondo, vedo cose interessanti. Sì, infatti si vede tutta la parte di qua. La parte in fondo a destra dove ci sono gli sgradiani si vede meglio. Esatto. Si vede meglio anche per guerriere servo, tutta la roba sulla sinistra. Sì, dai. E manca Bene, Orion, sì. bene, mi raccomando, conserva. Ti manca Orion, sì, che poi Continuerà a possiamo mancare passare. Orion. Continuerà. A Bravo. meno che qualcuno non te lo regali per il prossimo Natale. Siamo Maria, a che cos'hai neanche in 3 mesi. primo piano? Una confezione di No, DVD, biscotti, no. cioccolato? Cyborg 009. Oh, Cyborg. Quello là, no? Oh, Esatto. canta, canta. No, no, che mi sono ricordato adesso che siamo in registrazione. La Tutto conclusione, materiale extra. perché l'autore è morto senza finirlo, quindi è la Ecco. conclusione postuma della God's War. Vabbè. Quindi cioè, ci sarà sempre gente che dice no, questo non vale perché è stato completato da qualcun altro, Probabilmente quindi sì, non erano le però intenzioni originali. se non mi sbaglio, perché questa io non la conosco bene, conosco la serie originale, la vecchia, questa non la conosco bene, ma credo che sia stata terminata sulle istruzioni dell'autore, mi sembra. Non vorrei Ok, dire una castroneria, con ma mi accanto il sembra di sì. notaio che diceva, potete. Praticamente quello che accadrà con le cronache di ghiaccio e del fuoco. Pericolosissimo Ma notaio anche con Next giapponese. Dimension, eh? Sì, anche con Next Dimension. Beh, però quello no, non lo potremo dire perché noi moriremo prima di Kurumada. Ma Allora, pensa. siamo arrivati ad ottobre, andiamo a recuperare le news dei passati 2 mesi, perché comunque vada, sono stati un po' di impicci, abbiamo ritardato questa versione delle news. Colpa mia. Iniziamo con la news più importante di tutti, ovvero Spider-Man rimane nel Marvel Cinematic Universe. Io direi anche di metterlo come copertina, come titolo clickbait, così almeno abbiamo 2000 Assolutamente. visualizzazioni sulle news, poi si rendono conto che in realtà sarà semplicemente una burla. Oddio, No, visti i tornando. nostri precedenti video su Marvel, così azzoppiamo definitivamente le news, nessuna visualizzazione. No, a parte gli scherzi, parliamo di Netflix e voci, rumors trapelate già 2 mesi fa parlano che la seconda stagione, quindi non la seconda parte della prima stagione di cui non si sa ancora la data di uscita, si parlava di autunno, dicembre, boh, magari ne sapremo di più durante il Tamashii tra il 25 e il 27 ottobre prossimo, però la seconda stagione è già in produzione ed avrà la parte dei Cavalieri d'Oro. Cirio, avevi tu passato la notizia, ti ricordi altro o era semplicemente così? Sì, no, non c'è molto altro da dire. Era trapelata questa informazione, non è stata una comunicazione ufficiale di Netflix, ma è trapelata l'informazione sui siti sudamericani, America Latina. Dicevano che era in produzione la seconda stagione che copriva almeno una parte dell'arco delle 12 case. E basta. Si Questa fermerà alla seconda quinta casa. stagione, Si fermerà alla quinta magari casa. speriamo alla sesta. Questa no produzione è tra l'altro iniziata immediatamente dopo la messa in onda della prima parte della prima stagione che abbiamo commentato, che adesso Elisa vi linka in alto a destra, con somma gioia, come potete vedere.
Ora, noi non sappiamo, non abbiamo dati d'ascolto di Netflix perché Netflix non li rilascia, quindi non sappiamo come sia andata, come siano andati i primi episodi della prima stagione, se in America abbiano avuto un riscontro oppure no. Però, insomma, un po' tutti sappiamo che l'arco delle 12 case è quello che attira più attenzione, quindi sembra che almeno fine lì dovremmo arrivare. Poi, sì, tipo puntare, cioè schiacciare il pedale sull'acceleratore per arrivare a quella fase là, dimenticandosi della regola base, ovvero, Eli, qual è la regola base del successo dei Cavalieri d'Oro? Devi creare l'attesa. L'attesa dei Cavalieri d'Oro sono i Cavalieri d'Oro stessi, capite? L'attesa stessa a essere i Cavalieri d'Oro. Sì, chiaramente... Leonardo Hype che ha creato Crumare Next Dimension facendovi comparire uno ogni sei mesi, ogni sei anni. No, chiaramente comunque si vedeva già abbastanza bene dall'inizio della serie, correva per togliersi l'inizio, i Silver e arrivare veloci ai Cavalieri d'Oro, che in fondo è un po' il problema di tante opere dei Cavalieri, pensano che basti mettere i Cavalieri d'Oro per fare qualcosa di bello e qualcosa di notevole, invece no, la cosa bella è attenderli, vederli piano piano, ognuno che si presenta e via così. No, quindi vediamo. Abbiamo ancora sei episodi per la seconda parte della prima stagione, vediamo come vanno. Ricordiamoci che paradossalmente i Silver nel manga durano molto poco, cioè loro nella prima stagione hanno usato sei episodi per coprire 4,5 numeri di manga, adesso ne hanno sei per coprirne... Quanto durano i Silver nel manga? 1,5, 2? Una roba del genere. Mi sembra durino metà numero 4, esatto. Numero 5, verso e la metà, fine del 6 entrano 2,5. Secondo me durano più o meno 2 numeri i Silver. Dipende se calcoli anche i tre che attaccano Pegasus in ospedale, Betelgeuse, diciamo che... qualche traccia. Comunque c'è già una grossa differenza. Prima avevano 6 episodi per 4,5, adesso ne hanno 6 per 2, 2,5. Quindi paradossalmente ora hanno più episodi per fare meno materiale, quindi potrebbero fare qualcosina di un pochino migliore. Vediamo. Poi avranno anche già presentato i protagonisti, quindi le cose. Poi sai, più rapido. Nel manga, per esempio, Babel viene liquidato letteralmente in 2 pagine. Esatto, cioè Silver, praticamente non è un bell'arco. Gli unici scontri veri sono Eris e Argo. Quindi, e Argo secondo me sarà un po' modificato, perché figurati se Sirio si acceca con tutto quello che c'è dopo. Quindi, boh. Hanno un pochino più margine di manovra a livello di tempo adesso, eh? Hanno un pochino più di margine. Però, insomma, sì, vediamo cosa combinano. Vedremo. No, off-screen prima avevo fatto questa premonizione che potremmo vedere il trailer della seconda parte durante il Tamashii, quindi magari vediamo se magari si saprà qualcosa di più per la prossima edizione delle news. Ok, andiamo avanti, andiamo a recuperare 2 dei prossimi acquisti di Eris e Shiryu, ovvero i Midcloth usciti ed annunciati ad agosto scorso. Quindi se Elisa può gentilmente mostrare. Eccoli qua, da chi cominciamo? Iniziamo, andiamo in ordine cronologico con Camio. Con Camio. L'original color di Camio. Eccolo qua. Sì, con questo rosso fuoco acceso per uno che possiede i poteri del ghiaccio è azzeccatissimo. E come viene messo la Tamashii Nation 2019, $9,000 o $9,900, c'è questo 10% di sconto. $9,000? $9,000. Vedo, abbastanza caro. È l'abitudine. $9,000 yen o $9,900 yen, circa €84, con il cambio attuale. Lo compri, Eli? No. Dai, questo è tuo resta marito. Su questa immagine qui, no, torna su quella di prima.
quella in cui è felice di aver visto Milo. No? No. In cui è felice di aver visto Milo. Mi sembra che era qua, no? Dall'altra direzione. Ok. No? Yeah. Questa qua. Qui, qui. Non sembra proprio felicissimo, però vabbè. È perché ti manca il contesto. Voglio evitare i tuoi contesti. Evitiamo i contesti, sì, di Shiryu, evitiamoli. Sì. No, comunque non lo questo... prendo. Non prendo Yoce. Non ne ho neanche uno di Yoce. Mm-mm. Poi questo manto bianco. Non mi piacciono tantissimo, oh mio Dio. Anche se il viso mi sembra fatto bene. Beh, oddio, ci sono delle facce che non c'erano nemmeno nell'ex. Per certi versi forse è più carino dell'ex, perché a me l'ex di Camu non piace. Non l'ho già detto in 800 altri mila video, secondo me, ma l'ex di Camu insieme a quello di Milo, perché me l'hanno fatto apposta, non mi piacciono nessuno dei due. Questo forse è leggermente meglio, forse il tagliocchi alla Kurumada... lo migliora un po' in questo caso. Ma c'è anche, no, l'altro? Questo qui cos'è? Quando mai sì, ho visto caso? Questo... cioè, secondo me è Kaisa, esatto, Innes. Il ghigno di Kaisa, mica. Che poi, sai, mi sono arrivati in questi giorni gli unici due revival che ho preso, cioè Sirio e Crystal, e ti dirò che dal vivo sono meglio che in foto e sono meglio degli originali V1. Non sono affatto male i visi, in entrambi i casi rendono. Non prenderò gli altri tre perché mi vanno bene le V1 originali, però non sono male. Buona saperti. Passiamo invece ora all'acquisto di Shiryu, questa volta sì, è vero, ovvero quindi la mandracola che uscirà invece a febbraio, prezzo leggermente più alto perché siamo sui 10-11 mila yen, quindi un pelo di più. Sì, a meno di però... 120 euro non si trovano, dai. Però è fatto bene, però sembra dai, bello, alla fine... sì. Sì. Mi piace, a me non piace la colorazione che gli hanno dato nell'anime, che sarebbe questa, questo rosso viola un po' troppo acceso. Però questa è una colpa dell'anime, il myth giustamente segue ed è fatto bene. È un'armatura con quel palanco sulla schiena che insomma non passa inosservato, cioè non passa neanche per le porte oltre a non passare inosservato. È bello. Non faccio gli spetter, però... ma secondo me potrebbe fare la sua figura. Mi piace molto soprattutto così, col molto scura. Se facessi il triodrombo, perché questo è uno del triodrombo, probabilmente li terrei tutti così. Molto mi piace. Sì, anche perché è così che noi... rivediamo nella maggior parte dello screen time che hanno, perché poi sì, io credo che lo metterò così, poi devo anche vedere il totem vivo, è molto ma... bello, anche il totem mi piace, il totem è uno dei più belli per gli set, devo dire, sì. Mi dà idea che sarà un casino da montare, perché io immagino già quei tentacoli, quei rami, quello che è, che si staccano in due secondi, sì, quindi è sta roba tra il fiore e la schiena. Sono l'unico che ogni volta che pensa, cioè comunque sente nominare la mandracola, viene pensato alla camera dei segreti e la professoressa di... La Sprite. La professoressa Sprite. No, in realtà ricordo che quando vidi Harry Potter 2, già conoscevo la mandragola perché mi ricordavo di Queen. E ricordo questa frase di Hermione, mandragola o mandragola? E tutta la spiegazione. Comunque no, questo lo prendo, arriverà appunto febbraio 2020, arriverà in realtà a marzo. In casa, e spero a questo punto che facciano anche gli altri due, soprattutto Minotauro, che dovrebbe avere anche un corpo più massiccio, che quindi costerà un fottio di soldi, che già questo è caro. Ma però mi è piaciuto il triodrombo. Triodrombo? Sono i grandi. Ma ne abbiamo tanti di triodrombi. Sì. Questo e quello a Tokyo, e quello a Tokyo contro Seiya, con Ioria. Sono i due grandi triodrombo dei cavalieri. Perfetto.
Ma comunque tu e Isra volevi recuperare Isra, se non sbaglio. Volevo recuperarli, poi l'uscita di Lune mi ha fatto decidere di non recuperarli più. Non recuperarli più, perché probabilmente non lo recupererò, perché con Lune si scoperchia un incredibile vaso di Pandora, cioè oltre con Lune, scusami, con Queen si scoperchia un vaso di Pandora, forse adesso faranno gli altri due, magari vanno a recuperarne degli altri, però non li finiranno mai, secondo me, tutti gli Spectre, non li riusciranno mai a fare tutto, se li faranno io avrò 90 anni e non avrò più voglia di farli a quel punto, quindi penso che ho un solo Spectre che è Lune, penso che lo venderò e... così mi salvo da questa incombenza, non li recupero. Ah, così fine. Con quello che ricavi prendi altre. Sì, esatto. Anzi, claro. È in vendita, quindi se qualcuno vuole un Lune Premium, me lo dica e ci si mette d'accordo. Così. Mi interessa soltanto il bancone, il banco frigo, la parte premium. Io ho preso una normale. Standard. Tu eri andata proprio su quello più costoso con tutto l'ambaradan da giudice, giustamente. Sì, sì, ho detto lo prendo perché con Lune nella mia mente si erano formati i cinque Spectre più importanti dei cavalieri, ok? Con Lune, Vale, Mew, Caronte, Farao, nella mia mente c'erano i cinque più importanti, quindi ho detto recupero gli altri quattro così sono a posto. Finn mi ha mandato alle ortiche il piano. L'uscita di qui me l'ha mandato alle ortiche, quindi ora Lune prende la tangenziale e se ne va. Ciao. Un'ora e mezza e lo mandi a Malpensa e arriva a Sirio. Ok, andiamo avanti. Il prossimo 18 di ottobre uscirà il gioco scatole Cavalieri dello Zodiaco, il deck building, ad un prezzo all'incirca di 35 euro, poi online diversi siti di giochi in scatola li vendono anche con degli sconti. In pratica, in questo gioco, i cinque protagonisti dovranno attraversare le 12 case per riuscire a salvare l'incarnazione di Isabel. E si incontreranno e si scontreranno con vari cavalieri di bronzo, quindi già i vari bronzini che diventano nemici lasciano un po' così, argento e d'oro, che verranno o sconfitti oppure sarà l'abilità del personaggio di farli unire alla propria causa. Facendo così, il mazzo di carte degli avversari diventerà proprio e ci sarà la possibilità di aumentare le proprie tecniche. E che cos'altro dice qua? Le nuove tecniche da utilizzare contro i nemici che verranno affrontati alla casa successiva. Solo alla fine uno riuscirà a salvare l'amata dea e diventare cavaliere d'oro. Boh, vediamo, è quasi un gioco di ruolo, comunque non so, serve veramente Lune là che faccia il giudice quando uno inizia a trattare con l'avversario, dai, vieni dalla mia parte. Ti fatti sedurre. No, questo sarebbe carino da prendere e fare un video in cui giochiamo. Diteci, spettatori del gruppo, vorreste una partita in cui giochiamo tutti insieme a Casa di Scorpione, che giustamente ci ospita pagandoci anche il viaggio, e al gioco da carte di Senseiya? Se ci Com'era dite sì. Eli? Ah, scusate, non volevo. Non volevo. Perfetto, grazie. Certo. Sì, però magari, non so, Natale. No, magari in via webcam troviamo un mazzo ognuno. No, sarebbe carino. Fateci sapere se per caso avete intenzione di mandare in pensione la tombola ed utilizzarlo per le prossime vacanze di Natale. E sempre rimanendo in ambito di giochi, Sirius sta scaricando il gioco per mobile Android, Che Senseiya pesa un Awakening. giga e 58, che cavolo ci hanno messo in un giga e 58 di roba? Senseiya Pesa Awakening tantissimo. non è proprio un risveglio, ma quasi. Quindi gioco cinese che a quanto pare è stato correttamente licenziato, nel senso ha la licenza originale anche della colonna sonora. Quindi questo magari spiega perché è pesante, c'è un sacco di roba. Ha finito il download, ora ce l'ho sul telefono. Recensioni Ora, ottime.
Volete che ci gioco in diretta? Non lo so, meglio di no, che finché si avvia la prima volta Sì, facciamo il 5 video di ore. 2 ore. Facciamo un video di 2 ore, no? Meglio di no. Magari lo possiamo lasciare per il prossimo video, ci fai un commentino rapido, se hai modo da qui al prossimo mese di giocare. Io non posso giocarlo perché il mio telefono non lo regge, non ho lo spazio sufficiente sul telefono perché non ce l'ho e oltretutto la mia batteria ormai ha una durata veramente meno delle 12 case, meno delle 12 case, e quindi non Perché ce la farò. diciamo le cose come stanno, che la nostra Avis spende l'equivalente di un telefono ogni nuovo ogni settimana per comprare roba e poi quindi non ha più i fondi per i telefoni. È vero, lo spremo fino all'ultimo. Oh, c'ha 5 anni, è 5 anni di onorato servizio questo smartphone. Un Forse lo devo telefono di mandare in solito ne dura pensione. due, massimo tre. Se lo mando, sì, devo dire che sono soddisfatta. L'ho preso nel 2000 e qui a marzo 2015, quindi dai, quasi 4 anni e mezzo. Sono brava. Però se lo mando in pensione magari poi ci faccio un pensierino, perché dell'Awakening mi piacciono molto i disegni, a dire la verità. Ci sono delle illustrazioni che mi ricordano un po' il Secret Saga, le illustrazioni del Secret Saga che mi piacciono, però sai, Sacro di vediamo. saga. Scusa, Secret Saga. Non so Vediamo. perché pensavo alla Secret Invasion, infatti dico, ma la guerra Infatti segreta? ho avuto un attimo Secret Saga, non ricordavo Ok. Secret, era Ah, Sacro. la guerra sacra, Sacra, sì, Ok. mi confondo. E cosa? Sì. Voi invece lo Dai. avete scaricato già? Ci state giocando? Commenti, recensioni, opinioni? Ce lo consigliate? Scrivete nell'apposito spazio commenti in Anche calce. qui, se si può fare squadra online, magari facciamo una squadra tutti e tre. Non ho idea se esiste il Sì. multiplayer. Giochiamo al Gemini in Tabula, che è il gioco preferito di Shiryu. Se volete Vamos. litigare, far litigare gente che poi non si parlerà più a vita, il gioco è quello. Però io ho giocato diverse volte al Lupus in Tabula, è molto molto divertente. Infatti non ti parla più nessuno, hai dovuto emigrare. Giocavamo anche nel nostro forum. Era un forum più sociale, nel senso di social network e adesso non mi viene i reality. Notizia 6, che questa è una notizia che Shirio mi ha chiesto di inserire, l'hanno messa col punto interrogativo, quindi io faccio la domanda e poi lui si dà la risposta. Il G-Assassin è terminato? Pare di sì, nel senso che c'è un punto interrogativo che Elisa ha disegnato, perché a parte che l'ultimo capitolo ormai è uscito qualche settimana fa, qui c'eravamo persi Eris che era caduta nel vortice di Shiva del non ritorno. Stavamo dicendo che si suppone che Il episodio G ed G-Assassin. episodio Assassin siano due parti di una trilogia. Okada sta costruendo in questa direzione, vediamo un po'. Non ci sono state comunicazioni ufficiali della casa editrice, però non ci sono stati neanche nuovi capitoli, quindi sembra appunto confermata la conclusione dell'Assassin per ora. E siamo arrivati allo Poi. stesso numero, no, siamo arrivati allo stesso numero di volumi del G quando venne chiuso, giusto? Dunque, il G è finito al Col numero 20, 20, no, siamo un po' al 18. indietro. Dove, sì, è un po' meno, è un pochettino Un meno pochino meno. rispetto al G. Perfetto, appena poi magari uscirà qualcosa di ufficiale, ve lo comunicheremo ai prossimi news. Ultimissima notizia, dal 30 settembre in poi, su Italia 2 Mediaset sono ritornate le repliche della serie classica, inizialmente 19.30, 19.55, da 1 ottobre anche con replica pomeridiana 14.30 e 14.55. Si vanno ad aggiungere agli episodi in chiaro dello Scambas, quindi abbiamo ultimamente Italia 2 che è full on con i I cavalieri. cavalieri dello Zodiaco. Questa era l'ultimissima news, coprendo appunto, come ho detto all'inizio, il periodo dal 31 luglio fino al 30 di settembre.
Fateci sapere se c'è qualche notizia che vi ha interessato di più. Commentate, condividete il video e noi ci ritorneremo il mese prossimo con la prossima edizione delle news, sperando di avere notizie succulente da Altamasci. E per il momento è tutto, e grazie per averci seguiti e buonanotte. Ciao ciao.